nostro amato cardinale Gualtiero Bassetti è in condizioni di salute veramente molto gravi. Tramite il nostro Don Marco Salvi, suo vescovo ausiliare, mi ha fatto chiedere una preghiera speciale per lui davanti alla Madonna del Conforto, di cui, come sappiamo tutti, è da sempre molto devoto. Arezzo prega per il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della CEI, già vescovo di Arezzo. È ricoverato dallo scorso 31 ottobre in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, positivo al Covid. Per lui una santa messa, officiata dal vescovo di Arezzo Riccardo Fontana, nella cappella della Madonna del Conforto nel Duomo di Arezzo, trasmessa dalle TV aretine a reti unificate. Con Tele San Domenico si collega insieme Teletruria e Arezzo TV e tutti ringrazio per questa disponibilità anche dell'ultimo minuto, perché quanti raggiungono le nostre televisioni possano unirsi alla nostra comune preghiera ai piedi della prodigiosa immagine di Nostra Signora, la Madonna del Conforto. Abbiamo bisogno di Bassetti, gli vogliamo bene, è una persona cara ed equilibrata. Credo che chiedere alla Madonna di intervenire è una cosa che ho fatto con tutto il cuore e spero sia accolta la nostra preghiera. Molti malati, Sua Eccellenza, proprio dall'ospedale o quando comunque arrivano a casa ci dicono che la preghiera è un grande conforto, insomma, in questo momento. Sì, è un grande conforto. Io capisco e rispetto le disposizioni sanitarie. Devo dire però che una delle funzioni della Chiesa è quella di confortare le persone che sono in difficoltà. Non poter raggiungere quanti sono dentro gli ospedali è un tormento per noi e una mancanza d'aiuto che dovremmo riuscire a poter dare a chi è nella tribolazione grande. Si ha chiaro che si lotta tra la vita e la morte, tutte le cose secondarie sbiadiscono, quello che conta è puntare sulla essenzialità della persona, e tra queste c'è la fede. Ma a cominciare da me, io sono pronto a entrare in ospedale e spero che mi sia data la possibilità. Ora vediamo, voglio parlarne però col direttore generale, perché queste cose vanno fatte con concorrenza di tante sensibilità, no? Bisogna essere molto delicati. Io non voglio fare atti meno che attenti verso tutti. Alla prima ondata di pandemia mi era giunta notizia di persone che avrebbero voluto confessarsi, ma non c'era modo di averci un prete che ti assolvesse. Chiesi al Papa se mi dava la facoltà di andare sulla soglia dell'ospedale al limite e facemmo questa breve, semplice preghiera, ecco che ora vediamo cosa si può fare, se sia il caso di rinnovare una presenza attiva e significativa. Vorrei ringraziare tanto tutta la struttura sanitaria del nostro territorio, che sta facendo veramente meraviglie. E direi un'attenzione specialissima ai medici, agli infermieri, a quanti rendono possibile la loro opera e anche all'opinione pubblica che li sostenga, perché sono in una situazione di difficoltà, di oggettiva difficoltà. Sono pochi, bisogna trovare il modo di
che a nessuno manchi aiuto.